che non vedeva sua madre da 7 anni. Si procurò del latte e del pane e anche del formaggio e del burro e si mise in cammino per raggiungere la casa di sua madre. Una volta nel bosco incontrò un lupo. Il lupo le chiese se avrebbe preso il sentiero degli spilli o il sentiero degli aghi. Quando lei rispose che avrebbe preso il sentiero degli spilli, il lupo si precipitò sul sentiero degli aghi e, arrivato alla casa, divorò la mamma della bambina. Che cosa accadde alla bambina che prese il sentiero degli spilli per andare a casa? Le fiabe in cui gli animali si mischiano agli esseri umani di solito finiscono piuttosto male. Se ce ne andassimo, lontano, io e te insieme. Noi non siamo uomini travestiti da cani. Noi siamo lupi travestiti da esseri umani. Uomini. Lupo. Mamma, che denti lunghi hai!